Siamo alla stazione di Molino del Pallone. Molino del Pallone. Praticamente da Bologna si prende un trenino, questo qua, che arriva fin qua e c'è una stazioncina e mi hanno detto che giù ci sono anche dei lettini. Beh, vediamo. Andiamo a vedere. Quindi si passa qua sotto per andare, si passa sotto la ferrovia per andare. Capannetto praticamente è la Proloco. Ciao Molino del Pallone, è stato molto bello. Andiamo? E si va. Cerchiamo un posticino qui mangiare. Sì. Neanche andiamo in un paese vicino. Che bello! Ti piace l'uovo? Sì, molto. Puoi anche guardare, vero? Se vuoi fare la storia. Ah! Lì sempre sul cellulare. Siamo a Pavana! Siamo da Francescone! Poi qua c'è anche il lago di Suviana, è vicinissimo. Lei ride perché continuavo a chiamarlo Suviano. Questo qua poi è un lago artificiale. Durante il ventennio, no, c'era bisogno di alimentare la direttissima, la linea ferroviaria Bologna-Firenze. E allora qui fecero una diga e si formò il lago. La ultimarono nel 33, costò la vita a 13 operai. E venne in visita anche Sciaboletta, nostro re. Cominciò a diventare attrazione turistica nel 55 e dal 95 tutta l'area fa parte del parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone. È qui che purtroppo dall'altra parte del lago, a sud-est, c'è stato quel gravissimo incidente nella centrale elettrica di Bargi con 7 morti e di cui adesso siamo a luglio non sono ancora chiare le responsabilità.